Saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, abbiamo un ospite speciale questa sera, abbiamo con noi il professor dottor Enrico Malizia e lo abbiamo agganciato alla presentazione del libro di Maria Pia Cappello, Il volto e l'anima sulle sculture del maestro Ernesto Lamagna. Però prima di parlare di questo volevo da parte del professore un ricordo di Marco Pannella. Ah, Marco Pannella è stato uno dei personaggi più importanti della Prima e della Seconda Repubblica. Era un uomo di una intelligenza eccezionale. Ma lei l'ha conosciuto personalmente? Sì, certo l'ho conosciuto personalmente. Ricordiamo anche per i telespettatori che il dottor professor Enrico Malizia è il più grande tossicologo che ci sia, è del 1926, cioè ormai 92 anni, quindi stiamo parlando veramente di un luminare, del numero uno riguardo queste materie, e fu convocato dal tribunale, dai giudici, proprio nella super perizia riguardo il processo avuto da Marco Pannella per la disobbedienza civile sulla distribuzione della marijuana, della cannabis. La mia super perizia con cui ho chiuso tombalmente la vicenda delle accuse che facevano a Marco Pannella di diffondere la dipendenza alla cannabis. Ora, dalla documentazione che c'era di tutte e due le parti, dell'accusa e della difesa, le canne, come si dice, offerte da Pannella erano uno o due. Ora queste non creano dipendenza per la cannabis, per la cannabis già non lo creerebbero nemmeno per l'eroina, se lei si fa un'iniezione di eroina o di cocaina, non crea la dipendenza. La dipendenza si crea quando perlomeno per la cannabis si sono fumate 100 canne. E come andò a finire poi tutto? Mi fu data completa ragione e Pannella fu completamente disciolto da ogni accusa. E più o meno dovrebbe essere circa 20 anni fa, più o meno, che lei si ricordi? Circa 20 anni fa. Ora la data non gliela so, non, esatta non me la ricordo. Comunque, se lei ha l'archivio delle trasmissioni della Radio Radicale, per un anno intero la Radio Radicale ha riprodotto il dispositivo della sentenza. E vogliamo ricordare ai telespettatori anche qualche altra importante perizia che l'ha vista coinvolta come protagonista nella lunga carriera che lei ha avuto? Beh, praticamente tutte le grosse perizie tossicologiche. Ho portato in Italia la tossicologia, non esisteva la tossicologia clinica. Quindi ho cominciando da Licmesa in Brianza, vero, per la nave jugoslava col tetracloruro di carbonio che affondò ad Otranto, il mercurio nel pesce in due zone diverse, in tonnare e raccolte di pesce siciliane, calabresi e quelle sarde, in tutte e due, e poi i fanghi rossi di Scarlino. Queste sono le più importanti, poi tante altre ne ho fatte. Tra l'altro lei è stata la persona che ha immesso nell'università per la prima volta la cattedra, sì, di tossicologia clinica, giusto? Tossicologia clinica, certo. Presso quale università? L'Università La Sapienza di Roma. A Roma era una grande università, oggi è un groviglio di gente senza capo né coda. Io purtroppo, quando mi affaccio al policlinico o all'università, ho una stretta al cuore.
Senta, secondo lei una figura come Marco Pannella manca oggi all'Italia? Sì, assolutamente. Perché? Che cosa dava Pannella, diciamo, alla storia civile e civica del nostro paese di cui avremo bisogno oggi? Beh, innanzitutto l'impronta di onestà, la grande impronta di onestà, non solo di onestà da un punto materiale, ma di onestà intellettuale, che è la cosa. I politici non sono disonesti intellettualmente, gli attuali politici. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Pannella diceva una cosa e la faceva. Quello che faceva, quello che costava, mi ricordo con Rutelli, tante volte ne discutemmo, Rutelli è stato un caro amico, l'ho visto anche pochi giorni fa, vero? E purtroppo la mancanza di Rutelli al comune di Roma, gliel'ha soffiata via il comunista Meltroni, tra l'altro anche amico mio, adoro lui, gliel'ha soffiata via. Perché Marco stava facendo delle cose grandiose, insieme stavamo realizzando la metropolitana, il tratto di metropolitana da Piazza Venezia fino alla Chiesa Nuova, passando per la chiesa lì della Tosca. sono stanco e non mi viene e mi sfuggono i nomi dalla memoria, ma ce li ho tutti, insomma, all'Largo del Rinascimento, a via, oddio, in questo momento, e arrivava Sant'Andrea della Valle, esatto. Beh, poi faceva la casa dei Filippini, vero, la Chiesa Nuova. Poi attraversava il Tevere e arrivava in Vaticano. Quindi da Piazza Venezia raccordata con la stazione, da Termini, scendeva dal treno, montava sulla metropolitana e arrivava in Vaticano. Grazie ancora. Prego, grazie a lei di avermi intervistato. E mi auguro che venga fuori un altro Pannella. Speriamo.